pomeriggio dallo stadio Pasqualino Ferrante di Piedimonte Matese. Siamo al dopo partita dell'FC Matese Aurora Alto Casertano, terminata con il punteggio di 4-1. Con il gol di Pietro Tribelli, numero 7, al 20° minuto del primo tempo, due gol di Luis Fabian Galesio, numero 9, al 15° e al 40° minuto del secondo tempo, e un gol all'ultimo minuto di Vincenzo Masi. Una partita bella e avvincente che ci prepariamo a rivivere attraverso le interviste e le immagini dei protagonisti che adesso sono negli spogliatoi per una doccia calda. Nel frattempo noi andiamo a fare il nostro consueto punto tecnico con il nostro Emidio Bianchi. Prego la regia di mandare in onda il punto. Era importante vincere questa partita perché i tre punti erano fondamentali per far sì che il Matese, dopo queste brutte ultime prestazioni, potesse ritornare in una situazione di classifica più consona alle sue possibilità. Secondo me è stato molto buono l'approccio alla partita. Galesio si è dimostrato quel giocatore importante che è, ha fatto due gol. Poi ho visto molto bene la sua intesa con Daniele Napolitano quando è entrato in campo. Penso che possano giocare tranquillamente insieme questi due attaccanti. Non ho capito bene la situazione di Bruno Eluazzini. Pare che sia un po' andato fuori dagli schemi della società. Per quanto riguarda la società del Matese, è stata una partita, dicevo, molto importante, e sarà ancora più importante la partita successiva, quella che i Verde Oro disputeranno a Fiuggi contro una delle principali squadre del campionato. Speriamo che possa ripetere questa brillante prestazione. Poi ho visto molto bene anche la difesa, anche se ha preso un gol. Il ritorno di Albanese è stato fondamentale e speriamo che possa esserlo anche per la prossima partita, che si disputerà nel turno infrasettimanale di mercoledì. Grazie ad Emidio per il chiaro e puntuale approfondimento tecnico sulla gara di oggi, e siamo qui di nuovo con voi dunque per sentire dalla loro voce viva cosa ci hanno detto i protagonisti della gara, per l'appunto alla nostra Michela Vigliotti. A te Michela. Grazie Benedetta, buon pomeriggio mister Campana. Chi si aspettava un'Aurora rassegnata si è dovuto ricredere. Ottimo primo tempo al di là del gol subito. Guardi, sicuramente parlare di una sconfitta 4-1 secondo me è riduttivo. Dobbiamo fare i complimenti al Matese, che ha interpretato la gara come è giusto che andava interpretata. Una squadra affamata che, nonostante ha tanti nomi importanti, il presidente credo che ha fatto degli investimenti importanti, è sembrata una squadra che voleva a tutti i costi vincere questa partita. Noi sì, abbiamo retto, abbiamo tenuto un po' il campo, però credo che la vittoria del Matese sia indiscutibile. E la prestazione altalenante e non soddisfacente della mia squadra è solo colpa mia, perché ho una squadra importante con tanti giocatori importanti, e quindi perdere con questo risultato, la colpa è soltanto mia. Invece la prossima gara, come pensa di preparare i suoi giocatori, con che spirito? Sì, cercheremo sicuramente di leccarci le ferite, cercheremo di recuperare gli infortunati. Non so se avete visto la lista dei calciatori, abbiamo giocato con 9 under, abbiamo finito la gara, se non sbaglio, e quindi con tanti 2003, quindi abbiamo da recuperare qualche calciatore, però sappiamo il nostro indirizzo qual è, la nostra strada qual è. Quindi quando si fa bene la colpa è solo ed esclusivamente dei calciatori, quando si fa male la colpa me l'assumo io, ed è giusto che questa sconfitta sia soltanto mia. I ragazzi ce l'hanno messa tutto, ma ho sbagliato tutto io. Questa è una squadra che sicuramente, per le potenzialità che ha, può dare molto di più. 4-1 è un risultato quindi che vi punisce un po' troppo? Assolutamente, il Matese ha meritato
ogni gol che ha fatto, probabilmente siamo stati noi che abbiamo regalato delle situazioni o non sono stato bravo io a far recepire delle situazioni. La mia squadra è giovane, è giovanissima, credo che sia la squadra più giovane del torneo e quindi è giusto che loro le responsabilità siano mie e loro vanno protetti e niente, in virtù anche della mia esperienza credo che questo sia quello che si deve dire a fine gara. Poi nelle nostre quattro mura, nei nostri spogliatoi sappiamo quali che sono, quelli che sono i nostri pregi e quelli che sono i nostri difetti. Perfetto, dopo il parere e le impressioni dello spogliatoio ospite ci ritroviamo nuovamente in compagnia del nostro Emidio Bianchi per sentire chi è con lui invece e che cosa ha da dire. A te Emidio. Il capitano albanese, finalmente è tornata questa vittoria. Sì, la volevamo, dovevamo dare un segnale forte all'ambiente, alla società, ma proprio per noi stessi, per lo spogliatoio, per quello che avevamo fatto bene inizialmente in campionato. Poi abbiamo avuto una battuta d'arresto importante da qui un mese fa e oggi era importante ritrovare la vittoria. Ecco, tu come stai innanzitutto? Sto bene, ho recuperato del tutto dall'infortunio. E si è visto che la squadra praticamente ha subito solo un tiro in porta, comunque ci siete rimasti male con questo gol che avete preso? Fa sempre, per noi difensori soprattutto, fa sempre male prendere gol, soprattutto una partita praticamente chiusa, dobbiamo stare un po' più attenti. Ecco, la prossima partita a Fiuggi contro una squadra che sta ai primi posti della classifica. Sicuramente sarà una partita difficile, come un po' tutte, perché anche oggi comunque loro secondo me non meritano di avere soltanto due punti in classifica, perché comunque l'organizzazione di gioco c'era. A Fiuggi sarà sicuramente una partita difficile, hanno iniziato molto bene loro in campionato, adesso anche loro hanno avuto un momento un po' più di difficoltà e andremo lì sicuramente cercando con equilibrio, con umiltà di portare a casa più punti possibili. Posso dire una cosa? Io volevo dedicare questa vittoria alla mia nonna che è scomparsa un paio di giorni fa e alla mia famiglia che ha sofferto in questo periodo. Siamo alla fine della nostra trasmissione Caserta Sera Stadio. Vi ricordiamo ancora una volta che il risultato finale qui allo Stadio Ferrante è di 4-1. Grazie ad Emidio, a Michela Vigliotti, a Vincenzo De Lello, Alberto De Luca, alla regia e da me, Benedetta Venditti, un cordiale arrivederci.